Queste immagini esclusive sono state registrate a fine luglio e mostrano emissioni di gas nell'atmosfera. Cioè, si vede benissimo, esce da quel camino là. Sì, questi sono dei gas che non si vedono ad occhio nudo, ma con questa camera riusciamo a vedere. Siamo in Italia, alla centrale di trattamento gas Casalborsetti di Eni a Ravenna, e stiamo assistendo ad una missione di Greenpeace e Recommon per monitorare le emissioni climalteranti grazie a questa camera termica a raggi infrarossi. E può succedere quello che vediamo in questa camera, quindi che il nostro occhio passi e non veda nulla, ma che in realtà costantemente c'è un'emissione di sostanze climalteranti. Le emissioni di metano, da sempre sottovalutate, sono un problema anche nel nostro paese. E non ci deve stupire la concentrazione di calore che vediamo vicino alla torcia, ma questa nuvola di fumo che si allontana verso sinistra, distante dalla sorgente dell'emissione. Ancora meglio si può capire in questa immagine, dove si vede chiaramente questa torcia rilasciare emissioni significative, incluso il metano, che si allontana da destra a sinistra. Quello che purtroppo manca è un monitoraggio attento di queste emissioni che possono essere cosiddetto venting, cioè che nell'esecuzione e l'operatività degli impianti devono sfiatare, o proprio fuggitive, cioè ci stanno delle perdite. Anche se è solo un 2-3%, è un problema grosso. Greenpeace e Recommon hanno utilizzato la stessa camera termica alla raffineria di Sannazzaro, in provincia di Pavia. E anche qui si vedono uscire da alcuni camini emissioni climalteranti. Poi sono scesi in centro Italia, alla raffineria di Stagno, in provincia di Livorno. Le emissioni fuggitive sono dappertutto, in ogni tappa del viaggio del gas, dalle estrazioni alle nostre case. E finché qualcuno non ce le ha fatte vedere, non facevano troppa paura. Anche l'associazione americana Clean Air Task Force ha monitorato 200 impianti a rischio di emissione in tutta Europa, documentando perdite nel 90% dei siti. A Minerbio, alla centrale di compressione di Snam, la società italiana attiva nel trasporto e stoccaggio del gas, è stato registrato questo. Qui vedo dei fumi, anche molto consistenti, uscire da quella torre. Esattamente. Sì, esattamente, è quello che loro hanno verificato per 2 giorni consecutivi in aprile, sì. Se l'aspettava? No, io pensavo onestamente che non ci fossero. Nicola Armaroli, scienziato del CNR, conosce bene l'impianto. È chiaro che per loro è una piccolissima frazione di percentuale, ma per l'impatto sull'ambiente locale è importante, l'impatto sul clima, sommato a tutti gli impianti che ci sono di questo tipo, è importante. Vedete questa linea che sale? È l'aumento di metano nell'atmosfera e dimostra chiaramente come negli ultimi anni stia aumentando con una velocità mai vista. E secondo questo studio dell'ONU, ridurre la presenza di metano è la strategia più veloce per abbassare la temperatura terrestre entro i prossimi 20 anni. Il metano inoltre contribuisce alla formazione dell'ozono, un inquinante molto dannoso per la salute umana, che secondo lo stesso studio provoca circa 500.000 di morti premature all'anno. Da qui al 2050, azzerando le emissioni di metano a livello mondiale, si risparmierebbero migliaia di vite. Quindi da una parte ha un effetto climalterante, dall'altra è un pericolo per la salute delle comunità che abitano attorno agli impianti. Sì, sì. E queste sono due. Se vuoi te ne aggiungo un terzo, lo spreco di risorse naturali. Cioè il metano che arriva qui, pensa, arriva dalla Siberia e fa migliaia di chilometri, dall'Algeria, dal deserto algerino fa migliaia di chilometri, dalla Libia, idem, dal mare del nord. Allora io vorrei che qualcuno mi spiegasse che senso ha portare questa preziosa risorsa fin qua e mollarla in cielo come se non ci fosse un domani per produrre ozono e danneggiare il clima. Per me è inaccettabile. Ma i controlli chi li fa? I rapporti di questo tipo utilizzano i dati che sono forniti dalle aziende stesse. Non c'è mai in Italia un'autorità terza ben finanziata che controlla. Come controllate le fuoriuscite di metano dalle vostre infrastrutture? Diciamo che la SNAM ha sempre tenuto molto a questo tema qui, sappiamo essere un tema molto importante, quindi noi da anni le nostre emissioni sono sempre calcolate e pubblicate sui nostri bilanci di sostenibilità, comunicati all'ISPRA,
Quello che abbiamo fatto è anche aderire a un protocollo dell'ONU che mette insieme appunto tutte le società oil and gas e dà delle modalità trasparenti, comuni, di conteggio delle emissioni. Mi conferma che non c'è un ente terzo che controlla le emissioni fuggitive, sono dati che provengono dalle singole aziende, in questo caso la vostra. Allora, le nostre emissioni, per esempio, sono comunque, noi abbiamo dei sistemi di certificazione, noi comunque siamo assolutamente favorevoli a rendere questo tipo di impegni anche vincolanti per le aziende. E siete anche favorevoli ad avere un ente terzo che controlli le emissioni? Assolutamente, abbiamo le porte aperte in questo senso. Il gigante dei metanodotti Snam, con oltre 41.000 km di rete di trasporto del gas, si è impegnato a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040. Nel frattempo investe in nuove infrastrutture. Siamo a Sulmona, in Abruzzo, e proprio in quest'area, sotto di noi, tra il Parco della Maiella, il Borgo di Capestrano e il Monte Morrone, Snam costruirà un'altra centrale di compressione. No centrale! No centrale! Da 12 anni i comitati cittadini combattono contro il progetto. Lotteremo fino all'ultimo momento. Per la paura dell'inquinamento. Questa è una valle. Se copre la centrale, siamo tutti finiti. Per proteggere la fauna. Passa l'orso marsicano. È diventato un corridoio dell'orso. Per motivi economici. Questo è un territorio di 12 ettari che viene sottratto praticamente all'agricoltura e all'agricoltura di qualità, che insieme al turismo è praticamente il volano dell'economia di questo territorio, di questa valle. Desta ancora più preoccupazione il progetto di costruire il nuovo metanodotto sul Mona Foligno, la cosiddetta rete adriatica, perché questa zona dell'Abruzzo è notoriamente un'area sismica. Sono in tutto 425 chilometri e la gran parte del metanodotto passa proprio attraverso le aree più altamente sismiche. Contro la centrale si è schierata la diocesi di Sulmona, diversi consiglieri regionali e decine di sindaci della zona, tra cui Antonio Carrara. E le popolazioni che vivono in Appennino oggi hanno bisogno, questo me lo lasci di altro, hanno bisogno di costruire delle comunità green, hanno bisogno di costruire delle comunità energetiche, quindi abbiamo bisogno che qualcuno ci dà una mano su questo, altrimenti il Ministero della Transizione Ecologica diventa uno slogan e una parola vuota. E proprio il giorno di questa manifestazione i comitati hanno presentato ricorso al TAR contro l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro della Transizione Ecologica, perché è una valutazione di impatto ambientale fatta con documenti del 2005. Nel 2005 c'era l'idea che il metano sarebbe esploso dal punto di vista dei consumi. È avvenuto proprio il contrario, che nel 2005 c'è stato l'anno di picco dei consumi in Italia e poi è andato a scendere. È andato a scendere di tanto e dovremo scendere ancora di più perché dobbiamo abbandonare le fonti fossili. Un gasdotto, diciamo, ha una vita utile di 50 anni, quindi se lo costruiamo oggi, nel 2071 saremo ancora a usare un gasdotto. È un'opera inutile e soprattutto va a pesare sulle bollette di tutti gli italiani. Snam sostiene che i suoi nuovi investimenti siano tutti a prova di combustibili del futuro. In realtà tutto quello che noi stiamo facendo, lo stiamo facendo con materiale che è già pronto al trasporto dell'idrogeno. Anche la rete adriatica, quindi? È pronto anche per l'idrogeno? Perché non c'è scritto da nessuna parte nel progetto? Ovviamente nel progetto iniziale, diciamo, questo movimento, essendo come voi stessi avete detto, un movimento che nasce quando ancora di idrogeno se ne parlava molto poco, non è stato specificato. L'investimento va visto in maniera nel suo insieme. Verrà fatta una nuova valutazione di impatto ambientale o sarà così? Diciamo che a livello di autorizzazione, di iter autorizzativo è ancora in corso. Le valutazioni che facciamo in generale sugli investimenti, visto che hanno anche dei tempi piuttosto lunghi, vengono rivisti in sede di piano investimenti e se ne fa comunque una valutazione costi-benefici per capire se effettivamente il contesto giustifica ancora determinati investimenti. Quindi verrà rivisto. Grazie, questa è per noi è una notizia.